al via la fase 2 del piano vaccinale nei comuni della provincia di Teramo sugli 11.000 anziani over 80. L'ASL ha stilato il calendario della sperimentazione partendo oggi da Ancarano, scelto come comune pilota per la campagna vaccinale anti-Covid. Nel piccolo centro vibratiano sono stati sottoposti a vaccinazione 67 anziani. Siamo onorati di questa scelta fatta dall'ASL Teramo, che ricordo su base alfabetico, in quanto Ancarano è il primo piccolo comune della provincia di Teramo, e questo appunto ci onora di poter ospitare l'inizio delle vaccinazioni degli ultraottantenni. È un momento importante perché comunque è un momento anche di testimonianza da parte dei nostri anziani, che voglio ringraziare in prima persona proprio per aver aderito in modo completo. Tutti coloro che sono stati avvertiti hanno accettato di farsi somministrare, che avevano prenotato, e quindi hanno confermato l'accettazione della somministrazione del vaccino. Quindi è un momento, ripeto, una giornata importante, che è anche un test a livello logistico organizzativo da poter poi mettere a disposizione agli altri colleghi sindaci. Signore Sterit, quando l'hanno chiamata per dirle che l'avrebbero vaccinata, cosa pensate? Mi ha fatto un po' paura, poi niente. E stiamo dando in casa, ci sta i bambini di mia nipote. E loro hanno voluto, mia figlia, mio genero, hanno voluto che me la facesse. Anche io, perché ancora la testa funziona. Mi serviva un comune piccolo perché una giornata di un test, una prova per capire la tempistica, perché comunque fare l'anamnesi ad un anziano, prendere il consenso informato, è un tempo più lungo sicuramente rispetto ad una persona più giovane, e quindi oggi abbiamo dovuto fare questo primo test, e poi è chiaro che da lunedì si partirà invece con tutto il territorio. Seguendo sempre il criterio dell'ordine alfabetico, ma cercando anche di accorpare i comuni per territorio. Quando andremo a Valle Castellana sicuramente faremo Valle Castellana, Rocca Santa Maria, e riscendendo andremo a Cortino, e così vale per gli altri territori. Alcuni territori si sono già uniti, tipo la Valle Siciliana e la Valfino, e quindi questo ci faciliterà molto. Partiranno anche dopo il 15 gli altri territori, le altre ASL che stanno completando i sociosanitari, ma sono già pronti per gli ultraottantenni. Nel frattempo oggi sia all'Aquila che a Teramo, e nei prossimi giorni anche nelle altre ASL, si parte con le forze dell'ordine, con AstraZeneca. In questo momento a Teramo si sta vaccinando l'arma dei carabinieri, e poi le polizie di Stato e i vigili del fuoco, oggi mattina e pomeriggio, e poi lunedì mattina e pomeriggio. Quindi parallelamente portiamo avanti la fase con AstraZeneca che riguarda le scuole, e a tal proposito l'assessore Verì, la regione Abruzzo, partirà con una piattaforma fra la giornata di oggi e domani, partirà con una piattaforma dedicata appunto alla scuola, per raccogliere le adesioni del mondo della scuola e dell'università, del personale docente o non docente. Questo ci facilita l'arruolamento anche del personale. Speriamo di concludere anche l'accordo con i medici di famiglia anche in Abruzzo, perché credo che sia importante, soprattutto per quella che sarà la vaccinazione di massa.